Fake news, ma anche fake forecast, le notizie false e in aggiunta le previsioni finanziarie false. Perché questo binomio e come nasce? Le fake news nascono intorno al 2006, quando con lo sviluppo delle piattaforme tecnologiche si sono diffuse, propalate in rete notizie che con il vero non avevano nulla a che fare. Alla base c'erano e ci sono tuttora degli imprenditori del settore digitale che hanno lo scopo, con le notizie false, di aumentare il consenso, le connessioni e in ultima analisi anche la pubblicità, perché gli sponsor partecipano a queste iniziative quando vedono che il volume, il traffico dei flussi è notevole. Tuttavia, le fake news sono state nel corso degli anni disarmate, sono state identificate e sono state poste in evidenza. Oggi esistono dei metodi per trovare l'esatto equilibrio tra il falso e il vero nella comunicazione di rete. Però, per quanto riguarda l'economia, noi abbiamo a che fare, oltre che con le notizie, anche con i numeri. E i numeri sono a loro volta oggetto di riflessione, hanno un peso e hanno una direzione. Quando vengono pubblicate delle stime da parte di istituti di ricerca o da parte di banche d'affari, i media si affrettano a divulgare questi dati e a cercare anche delle interpretazioni. Nascono così delle analisi previsionali, valutazioni di trend e anche su questo segmento è cresciuto un ricco mercato, quello appunto delle analisi previsionali. Queste condizionano le scelte degli investitori, lo abbiamo visto come ad esempio nel caso della Lehman Brothers, nella bancarotta della banca che aveva sostenuto i mutui subprime, c'era in sostanza e alla base un nucleo di esperti che aveva valutato nel tempo un percorso di crescita dei valori degli immobili, cioè i prezzi degli immobili erano visti in crescita e venivano erogati dei crediti a persone che invece non avevano dei redditi sufficienti per pagare. In sostanza, sul mercato ci sono degli operatori che condizionano le valutazioni con le loro stime. Occorre, di fronte a un mondo che cambia e che diventa sempre più complesso, trovare una barra che tenga il timone dritto. Come fare? Beh, attraverso l'analisi della complessità, attraverso lo studio multidisciplinare, per non essere vincolati ad un unico metodo, ad un'unica matrice, ma trovando sforzo, stimolo e spirito nella congiunzione di diverse discipline. Oltre all'economia si può fare ricorso alla tecnologia, alla demografia, alla giurisprudenza ed è questo il cammino che ci si sente di difendere per il futuro per salvaguardare la difesa del vero e discriminarlo dal falso.